Ciao a tutti, sono Roberto Martini e nel video di oggi voglio parlarvi di una delle scarpe di casa Brooks che mi è piaciuta di più negli ultimi anni, le Ghost Max. Scopriamole insieme. Come sempre ci tengo a fare la mia premessa. Questo video è sponsorizzato dal negozio Il Capitano Shop, che ringrazio per la fiducia, e Brooks mi ha inviato queste scarpe per testarle e provarle. In ogni caso non mi paga in nessun modo per fare questa recensione, ho totale libertà di dire quello che voglio, quindi come sempre sarò onesto e sincero al 100%. Iniziamo dalle specifiche tecniche. Sono scarpe percorso su strada neutre, peso dichiarato di 283 grammi, mentre nel mio 45 come al solito pesano un po' di più. Poi altezza dell'intersuolo di 39 mm sul tallone e di 33 mm sull'avampiede, per un drop totale di 6 mm, che non è tantissimo ed è una cosa che mi piace. Poi abbiamo intersuola in DNA Loft V2, ma che è totalmente diversa rispetto alle altre che ho provato. È morbida, è soffice ed è molto comoda. Dal sito poi c'è scritto che è progettata per un appoggio di tallone, anche se su questo non sono molto d'accordo, ma ne parliamo meglio più avanti. Poi abbiamo una tomaia in tessuto classica con ben il 56% dei materiali da fonti riciclate, cosa che mi piace tantissimo. Poi conchiglia sul tallone molto rigida per dare maggior stabilità alla scarpa, e diciamo come sensazioni di corsa mi ricorda moltissimo scarpe come le ASICS Nimbus 25. Sono entrambe molto alte, molto protettive, entrambe morbide e molto comode. Unica cosa, queste Brooks le ho trovate leggermente più strette qui sull'avampiede. Come sempre, se volete dargli un'occhiata trovate il link in descrizione al Capitano Shop con uno sconto del 10% codice Martini22. Trovate tutto scritto qui sotto e come sempre se acquistate attraverso il mio link io ci guadagno qualcosina, nulla di più, è soltanto un modo per supportare il canale e la produzione di questi contenuti, grazie. Ora vediamo punto per punto come si è comportata. Iniziamo come sempre dalla durabilità. Nel momento in cui sto registrando questo video ho percorso poco meno di 100 km con queste scarpe. Non sono tantissimi e non posso dirvi molto sulla durabilità dell'intersuola, se tenderà a scaricarsi presto con il tempo, però ad oggi la scarpa è totalmente intatta, è nuova e non c'è nemmeno un segno di usura. Come sempre, se voi l'avete provata, fateci sapere qui sotto nei commenti come vi siete trovati e quanti chilometri ci avete percorso. Ora, secondo aspetto, utilizzo. Secondo me è una scarpa da lento, perfetta per esempio per un lungo lento in preparazione maratona o mezza maratona, oppure per un lento di scarico il giorno dopo aver fatto delle ripetute. Non la vedo adatta a lavori di qualità e comunque non è una scarpa molto versatile con cui poter fare più cose, ma è un'ottima scarpa da lento. Punto successivo, runner. Anche questa scarpa è adatta a tutti. Non vedo nessun limite sotto questo aspetto, dal più pesante al più leggero, dal più lento al più veloce. Unica cosa, magari un runner più evoluto che fa i lenti a 4 al chilometro probabilmente gli consiglierei una scarpa un po' più performante. In più, come appoggio, con un drop 6 mm secondo me questa scarpa è adatta sia a chi poggia di tallone, perché ci sono 39 mm di intersuola sul tallone, ma anche a chi poggia di avampiede, perché abbiamo un bello spessore qui sotto e il drop non è troppo alto. Quindi è molto valida anche per chi ha un appoggio di mesopiede o avampiede. Punto successivo, calzata. Io con il mio classico 45 mi sono trovato benissimo. Secondo me è perfetto. Unica cosa, l'ho trovata leggermente stretta sui lati, perché come vedete la forma della scarpa tende ad essere un po' a punta ed io, avendo un piede molto largo, nelle prime uscite ho notato che è un po' stretta. Non mi ha dato fastidio, non mi ha provocato nessuna vescica, però comunque ho percepito che la larghezza della scarpa non è proprio adatta al mio piede. Poi ultimo aspetto, prezzo. Di listino la trovate sul sito della Brooks a 160 euro, ma sono appena uscite e sicuramente a breve le troverete anche a meno, per esempio sul negozio del Capitano Shop con uno sconto del 10% la pagate molto meno di 160 euro, e ancora sicuramente il prezzo scenderà nei prossimi mesi. Nel frattempo, se state trovando questo video utile o interessante, mettete un bel mi piace qui sotto per supportare il canale, e se ancora non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi, grazie. Ora passiamo ai suoi pregi e suoi difetti. Pregi, comfort. Non so sinceramente cosa hanno cambiato in questa intersuola, ma finalmente qui ho trovato le sensazioni e la morbidezza che cerco in una scarpa. La tomaia è morbida, è comoda, avvolge bene il piede, ma quello che fa davvero la differenza in una scarpa è l'intersuola, e mi è piaciuta parecchio. La trovo davvero perfetta per i lenti di scarico, con molta protezione sotto al piede.
Ideale per esempio a chi cerca una scarpa un po' più protettiva o a chi corre tanti chilometri e cerca un po' più di protezione. Passiamo ai difetti. Primo ed unico, larghezza. Collegato con il punto precedente, questa scarpa è molto comoda, però ha questo difetto che è la larghezza della scarpa. Io purtroppo in questo caso ho un piede molto largo e noto questa cosa in questo modello. Come già detto precedentemente, per carità, ci ho corso anche per 1 ora e 20 e non ho avuto vesciche, non ho avuto problemi. Però nei primi allenamenti percepivo che il piede era un po' stretto. Unica cosa, attenzione, non so se magari sul sito della Brooks troviamo delle varianti di larghezza a pianta più larga e a pianta più stretta. Conclusioni. Complimenti a Brooks per questo bellissimo salto in avanti con le Ghost Max. Quando è arrivata qui da me ho pensato che fosse la solita scarpa Brooks e invece con molto piacere mi sono ricreduto. Come avete visto non ho trovato molti difetti, quindi se non avete un piede molto largo e state cercando una scarpa con molta protezione per allenamenti ritmo lento, morbida sotto il piede e comoda, questa può essere un'opzione da prendere in considerazione. Come già detto, se voi l'avete provata, fateci sapere qui sotto nei commenti come vi siete trovati. Bene, il video finisce qui. Se l'avete trovato utile o interessante, mettete un bel mi piace qui sotto per supportare il canale. E se ancora non l'avete fatto, vi invito a vedere la recensione che trovate qui in questo angolo delle Nimbus 25, una scarpa che fa concorrenza alle Ghost Max. Buona visione e buone corse a tutti. Ciao!